Leggiamo insieme il Salmo 26. Gloria a Dio. Salmo 26. Fammi giustizia, o Eterno, perché io cammino nella mia integrità e confido nell'Eterno senza vacillare. Scrutami, o Eterno, e sperimentami. Prova le mie reni e il mio cuore, poiché ho davanti agli occhi la tua benignità e cammino nella tua verità. Io non mi seguo con gli uomini bugiardi, non vo con gente che simula. Io odio l'assemblea dei malvagi e non mi secco con gli empi. Io lavo le mie mani nell'innocenza e così fo il giro del tuo altare, o Eterno, per far risuonare voci di lode e per raccontare tutte le tue meraviglie. O Eterno, io amo il soggiorno della tua casa e il luogo dove risiede la tua gloria. Non mettere l'anima mia in un fascio coi peccatori, né la mia vita con gli uomini di sangue, nelle cui mani è scelleratezza e la cui destra è colma di presenti. Quante a me, io cammino nella mia integrità. Liberami ed abbi pietà di me. Il mio piede sta fermo in luogo piano. Io benedirò l'Eterno nelle assemblee. Benedica il Signore la lettura della sua parola ai cuori nostri, e cantiamo un inno che non cantiamo da tanto tempo, l'inno 367. Eccoci dinanzi a te, ti ringraziamo per la certezza meravigliosa che tu ci dai mediante la tua parola, ti ringraziamo perché la luce del tuo Evangelo ha illuminato i nostri cuori. Signore, la nostra preghiera è che tu continui a splendere nel mondo e fa che la tua luce rischiari sempre il nostro cammino. E mentre ci accingiamo ad ascoltare il messaggio della tua parola stasera, ancora una volta
Parla ai nostri cuori per lo Spirito tuo, guida il tuo servitore per la nostra edificazione, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Accomodatevi, grazie. Leggiamo la parola del Signore in Apocalisse, capitolo 2, dal versetto 8. E all'angelo della chiesa di Smirne scrivi: queste cose dice il primo e l'ultimo, che fu morto e tornò in vita. Io conosco la tua tribolazione e la tua povertà, ma pur sei ricco, e le calunnie lanciate da quelli che dicono di essere giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, perché siate provati, e avrete una tribolazione di 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita. Chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi vince non sarà punto offeso dalla morte seconda. La chiesa di Smirne, città che sorgeva a circa 50 chilometri da Efeso, e quindi con ogni probabilità la chiesa di Smirne nacque in seguito al ministerio di Paolo ad Efeso. Leggiamo nel libro degli Atti che da Efeso la parola del Signore echeggiò per tutta l'Asia. Infatti da Efeso si irradiò la testimonianza dell'Evangelo e raggiunse tutte le varie località più o meno importanti che erano vicine a questa grande città. Smirne era una di queste. Possiamo dunque dire che la chiesa di Smirne era sorella della chiesa d'Efeso. Ma qui finiscono le somiglianze fra le due sorelle, perché purtroppo ben presto il loro cammino si divise e nelle epistole d'Apocalisse troviamo due comunità, e sono le prime due menzionate, profondamente diverse. Smirne è la prima chiesa, ed è una delle pochissime chiese, che non riceve alcun rimprovero dal Signore. Tant'è che questa lettera è molto breve rispetto alle altre. Efeso è la prima chiesa a ricevere i rimproveri dal Signore. Due cammini che dunque divergono, due sorelle che non si assomigliano, due sorelle che hanno iniziato insieme ma che ad un tratto hanno intrapreso strade diverse. E stasera dinanzi ai nostri occhi abbiamo dunque Efeso e Smirne. Ed è superfluo da parte mia dire: fratelli, noi tutti vogliamo assomigliare alla chiesa di Smirne, è scontato. Ma attenzione, con un occhio ad Efeso per vedere gli errori di questa comunità e con un altro occhio a Smirne, confrontiamole per vedere brevemente, per comprendere brevemente qual è il profilo di una comunità, di un credente, di un ministro dell'Evangelo, graditi al Signore. Se è vero dunque che in questa epistola non troviamo alcun rimprovero, beh, allora abbiamo tracciata una chiesa umana, una chiesa debole, una chiesa fragile, ma comunque una chiesa che è gradita al Signore. Quali sono dunque le caratteristiche di questo profilo di una comunità che è gradita al Signore? Ma innanzitutto, una comunità che è gradita al Signore è una comunità che vive la santificazione. Un credente che è gradito al Signore è un credente che vive la santificazione. Io conosco. Apre così la sua disamina il Signore Gesù. Io conosco. Frase di incoraggiamento, ma è al contempo una frase di riflessione. Io so, io conosco appieno. E dinanzi a Samuele, ormai interdetto, il Signore disse: io non sono un uomo,
poiché io non guardo all'apparenza, ma guardo al cuore. Dinanzi a Samuele che aveva esaurito i figli di Isai e non aveva trovato il re, che comunque gli era stato detto che lì avrebbe trovato, il Signore dice: tu guardi all'esterno, sei rimasto affascinato dalla statura del primo figlio, sei rimasto affascinato dal fisico del secondo figlio, poi ti sei scoraggiato, hai provato con tutti sparando nel mucchio, ma tu guardi all'esterno. Tu hai cercato stasera il re che ti sarebbe piaciuto avere, il re del quale saresti stato orgoglioso d'avere il ritratto nel tuo studio. Questo è il re di Israele, mica uno così, un tipo atletico, un bell'uomo, un re, un capo di governo da poter mettere sulle prime pagine di tutti i giornali senza tema di confronto. Ma io ti dico, disse il Signore, che io guardo al cuore. E infatti, dopo poco arrivò Davide, l'uomo secondo il cuore di Dio. Io conosco. Il Signore stasera ci conosce e conosce appieno i nostri cuori. Non conosce il Signore quello che facciamo soltanto, non conosce il Signore quello che gli altri vedono, ma il Signore conosce il nostro cuore. Ed io conosco, mia cara Smirne, la tua tribolazione e la tua povertà. E se dunque stasera siamo abbattuti per mille motivi, sia questo il primo motivo di incoraggiamento: il Signore conosce. Il Signore sa, e perché Egli sa, non ci lascia e non ci abbandona. Ma attenzione, motivo di riflessione, dicevo, il fatto che il Signore sa e conosce appieno i segreti dei nostri cuori ci dovrebbe spingere ogni attimo della nostra giornata a purificare noi stessi, a guardare e a vigilare sui nostri pensieri, sulle molle che ci spingono ad agire, a parlare, affinché dentro il nostro cuore sia un cuore gradito dal Signore. Amen. Io conosco, dunque, Smirne, e tu mi sei fedele. Ad Efeso dice il Signore Gesù: io conosco le tue opere, la tua fatica. Io so, conosco bene quello che tu hai fatto, ma sembra quasi che parli un po' al passato. Tant'è che poi dirà: tu hai lasciato il tuo primo amore. Invece con Smirne parla al presente: io conosco la tua tribolazione. Che differenza! Se di Efeso il Signore conosceva opere passate, costanza passata, attività passata, una profonda conoscenza dottrinale passata, di Smirne conosce la tribolazione, la povertà. Eppure tu sei ricco. Il mondo ci insegna, la storia del cristianesimo ci insegna, il mondo continua ad insegnarci e gli ecclesiastici continuano ad insegnarci che una chiesa gradita a Dio è una chiesa forte politicamente, ben salda sociologicamente, una chiesa fondata culturalmente. Il Gesù invece ci dice: io conosco la tua tribolazione, la tua povertà, ma tu sei ricco. Cosa c'è di più povero di un credente che prega? È un uomo solo, è una donna sola. Soli, non hanno nulla, nessuno accanto, almeno dal punto di vista visibile. Cosa c'è di più fragile di un credente? Cosa c'è di più indifeso di un testimone dell'Evangelo? Per molti, cosa c'è di più ridicolo di un uomo che ogni piede sospinto dice: prego il Signore, lo chiederò al Signore, chiederò aiuto a Dio, io pregherò. Perdonate, forse diverse volte ho usato questa immagine biblica, però a me piace tanto. L'immagine del profeta Ia, del profeta cieco. Cosa c'era di più indifeso di un profeta cieco? E di quello il re voleva approfittare. Ma quando la regina entra a casa del re, del profeta,
Il cieco dice: entra pure, o regina, io ho qualcosa da dirti da parte di Dio. Sorelle e fratelli, troppe volte rischiamo di farci condizionare da quello che il mondo dice, da quello che gli ecclesiastici dicono. Non ci vergogniamo di quella che il mondo considera povertà. Siamo ricchi. Se la nostra forza è la preghiera, se la nostra consolazione è Gesù in preghiera, ebbene il Signore ci dice: io conosco, ma tu sei ricco. Cosa c'era di più debole di Elia in preda, in mano di un re Acab, di sua moglie? Cosa c'era di più fragile? Prenderlo, ucciderlo, decapitarlo, un soffio. Eppure non riuscirono. In mano all'imperatore, cosa poteva essere Paolo Saulo da Tarso? Nessuno. Un granello di sabbia. Ma quanti popoli l'impero romano aveva schiacciato, distrutto. Eppure quell'uomo, solo, povero, ignorato, deriso, poteva dire: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Cosa c'è di più povero, di più indifeso, di un credente che prega o di un credente che annuncia l'Evangelo? Eccolo lì, solo, senza citazioni dotte, senza grandi preparazioni, soltanto, e chiedo scusa per il soltanto, con il cuore ripieno della parola di Dio, parola bersagliata da mille parti, parola ormai usata e strausata e abusata da tutti. Cosa c'è di più indifeso? Eccolo lì, solo. Non ha fatto scuole d'oratoria, non ha una preparazione particolare. Non è un uomo di cultura particolare, uno fra tante, uno fra mille, è solo. Cos'ha? Ma tu sei ricco, perché la parola di Dio è la spada dello Spirito Santo. Io lo so, conosco la tua tribolazione, sei perseguitata, sei una chiesa povera, non sei una chiesa ricca come Efeso, opulenta città. Smirne, molto meno ricca. Non era una chiesa ricca dal punto di vista materiale come poteva essere la Odissea. Non aveva una grande storia alle spalle, ma aveva un florido presente. Io conosco, tu sei povero, ma io ti dico: sei ricco. Se raccogliamo soltanto il motteggio, se alle volte davvero ci sentiamo soli e disarmati dinanzi al grande improbo compito che il Signore ci ha dato d'annunciare l'Evangelo, ricordiamo le parole del Signore che ci dice: non temere, per il mondo sei povero, ma tu sei ricco dei beni del cielo. Tu hai il tesoro della preghiera che nessuno ha. Tu hai le porte del cielo aperte e spalancate dinanzi a te. Chi può entrare al cospetto di Dio se non un figliolo di Dio? Tu sei ricco. Tu hai fra le mani una spada che nessuno può fermare, una spada che nessuno può spezzare, una spada potente. Tu sei ricco. È scritto che quando i Filistei attaccarono Israele, soltanto Saul e Jonathan avevano la spada. Per il resto, nessuno nel popolo di Israele aveva una spada. Perché? Perché i Filistei avevano fatto un ottimo lavoro. Soltanto il re è il figlio del re. In questo mondo soltanto i figlioli del Dio vivente hanno la spada della parola di Dio. Tu sei ricco, tu sei ricco. E troppe volte noi ci autoconvinciamo invece del contrario e spesso ci abbattiamo se magari i nostri cari ci prendono in giro e spesso ci abbattiamo magari se comunque veniamo guardati con occhio strano: beh, quello è l'evangelico, mamma, sì, quello lì, ho capito, quello fissato. Sorelle e fratelli, siamo ricchi, lo dice la parola di Dio. Amen. E scrisse un cronista del tempo, sto parlando di diversi secoli fa, dei Valdesi medievali, scrisse delle parole bellissime: nudi seguono un Cristo nudo. E poi aggiunse che poverini, erano ignoranti e sarebbero ben presto scomparsi, ma dopo secoli sono rimasti lì ad annunciare l'Evangelo. E di quanti di noi dissero e hanno detto: quando abbiamo accettato il Signore, gli passa presto. Di quanti di noi hanno detto: sì, vabbè, ma è giovane, è un momento, è una crisi religiosa, ma poi gli passerà. Poveri,
ma ricche in Cristo Gesù. Una chiesa che il Signore ama, un credente che il Signore ama, è una chiesa ed è un credente che vivono questa santificazione, quella interiore. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Oh, sorelle e fratelli, non dobbiamo né correre al riarmo, né correre dietro i mezzi che comunque questo mondo ci offre. Non dobbiamo preoccuparci se ci ritroviamo sempre soli e poveri perché preghiamo, perché ci affidiamo solo al Signore, perché solo nel Signore confidiamo, perché se questo è il metro del mondo, il metro di Dio è diverso. Ricchi, perché quando sono debole, allora sono forte. Perché quando non ho altri mezzi che la preghiera, perché quando non ho altre parole che la parola di Dio, allora sono forte, perché il Signore riesce ad usarmi al massimo della sua gloria. È vero? Tu sei ricco. Ma c'è un'altra cosa. È una chiesa che vive la santificazione, ma è una chiesa che conosce la vera consolazione di Dio. Non temere. Io conosco. Non temere quello che hai da soffrire. Benedetta parola, non temere. Non avere paura. Non siate con ansietà solleciti. Non vi preoccupate. Insomma, non temere. Chi può vantare le consolazioni di Dio nel proprio cuore se non i figlioli di Dio? Chi può vantare questo dolce balsamo se non coloro che hanno veramente il Signore vivente nel loro cuore? Chi ode queste parole dentro, non solo con le orecchie al culto, ma dentro, per mezzo dello Spirito Santo, e può dire: grazie, oh Dio, mi sono bastate le due parole, il balsamo di Galaad è sceso nell'anima mia, non temere. Ad Efeso dice: io ho questo contro di te. Terribile avere Dio come nemico. Io ho questo contro di te. A Smirne il Signore dice: non temere. Efeso, temi, perché io ho questo contro di te. Ravvediti a Smirne, Smirne povera, Smirne che non è nulla, Smirne perseguitata, Smirne, non temere, perché io ti darò la vittoria. Non temere. Non temere perché io sono colui che ha il potere assoluto. Il diavolo sta per carciare alcuni di voi in prigione, ma io ti dico che non temere, perché colui che è l'Altissimo, colui che è al di sopra di ogni autorità, di ogni principato, di ogni potestà, colui che siede in alto ti dice: sta tranquillo, è tutto sotto controllo. Io non ti risparmio i 10 giorni e non ti risparmio nemmeno le sofferenze di questi 10 giorni. Però ti dico, non avere paura, io sono con te. Dio non risparmiò il naufragio a Paolo. Volete fare? E non deve essere bello stare su una nave mentre c'è maltempo. E stettero diversi giorni. Credetemi, sorelle e fratelli, ho provato molto meno, si sta male. E questi poverini sballottati su questa nave per giorni e giorni e giorni, e ormai, dice Paolo, avevamo fatto conto che finivamo in pasto ai pesci. Ma un bel giorno Paolo raduna tutti i marinai, i soldati, e dice: guardate, non vi preoccupate, non temete. Mi è apparso un angelo del mio Dio e mi ha detto che mi salva la vita e la salva pure a voi insieme alla mia. Non temere, perché tu hai il privilegio delle consolazioni di Dio. Non temere, perché il tuo Dio è colui che è al di sopra di ogni cosa. Non ci sono risparmiate le difficoltà, ma in mezzo a queste difficoltà sappiamo che nella valle dell'ombra della morte c'è un sentiero. I nostri occhi non lo vedono, ma i nostri piedi ci camminano su. Non vediamo la fine di questo sentiero, non vediamo forse un palmo dal nostro naso, ma i nostri piedi sono sul sentiero. Non temere. Non conosciamo le strade, non conosciamo i paesaggi che stiamo attraversando. Ma una cosa è certa, c'è colui che ci sta guidando, non temere. Una comunità che Dio ama, un credente che Dio ama, è una comunità, è un credente
che sanno e conoscono le consolazioni vere di Dio. E questo è importante. È importante perché in questo loro acquistano una forza soprannaturale. Chi poteva reggere dinanzi alla prova nella quale si trovò l'Apostolo Paolo quando annunciando l'Evangelo comunque a Corinto sembrava che non vi fosse nessuna speranza? Ma Dio gli parlò e gli disse: non temere, io ho qui un grande popolo. Chi poteva reggere? Ormai anziano, vecchio, si trova lì in una città sconosciuta, immensa come era la Roma del tempo, dinanzi all'imperatore, chi avrebbe mai potuto reggere? Solo! Ormai quelli che sono con me, scriverà Paolo, mi hanno abbandonato tutti. Sono solo. E nel processo ero solo. Vi rendete conto dopo una vita? Dopo una vita di predicare l'Evangelo, una vita fedele al Signore? Ti abbandonano tutti, ti lasciano tutti. Verrebbe da pensare: ho fallito. Verrebbe da pensare: Signore, ho fatto un buco nell'acqua. Ho lavorato anni, ho visto l'opera tua, per niente. È stato tutto un inganno. Ma Paolo dice: mi hanno lasciato solo. Tutti. Ma il Signore è stato con me. Non temere. La forza e la grazia che noi abbiamo dal Signore sta proprio questo, in una consolazione diretta da parte di Dio. Amen. C'è una terza e ultima caratteristica. Al versetto sempre 10, alla fine il Signore dice il terzo imperativo: sii fedele. Se ad Efeso il Signore dice ravvediti, diventa fedele, a Smirne dice continua ad essere fedele. Non gli dice lavora di più, non gli dice inventati delle cose nuove, non dice nemmeno il Signore a Smirne: su, coraggio, vediamo di mettere su delle attività nuove. Gli dice continua ad essere fedele. Quando saremo in cielo il Signore non ci dirà quanto hai predicato bene, quanto hai pregato, non ci dirà nemmeno quante cose belle hai fatte, ci dirà soltanto: vieni mio buono e fedele servitore. La fedeltà. La nostra vocazione non è una vocazione a grandi cose, è la vocazione alla fedeltà. Questo è quello che conta in cielo. Signore ci guarderà e ci dirà: tu sei stato fedele, cioè tu sei stato sempre affidabile, tu sei stato sempre legato alla mia parola, non sei mai venuto meno. Alle volte ci scoraggiamo, è vero? Ebbene, tu che non conosci il Signore stasera ti dice: ravvediti. Diventa fedele. A te che conosci il Signore dice: continua ad essere fedele. Alle volte vorremmo fare grandi cose, alle volte ci mordiamo le mani e rosicchiamo le unghie perché vorremmo fare. Che cosa? Dio ci dice e ci insegna che una chiesa che egli ama è una chiesa fedele alla sua parola. Sii fedele, e sii fedele sino alla morte. Sii fedele, quindi sii fedele amando il Signore. Continua ad amare il Signore. Abbiamo amato il Signore soltanto quando egli ci ha salvato? Abbiamo amato il Signore soltanto quando dinanzi ai nostri occhi fu raffigurata al vivo la morte di Gesù, la sua resurrezione? Oggi lo amiamo come quando egli ci salvò, se non di più. Sii fedele, e sii fedele fino alla morte. Termine rivolto ad una moglie, termine rivolto ad un coniuge: sii fedele, siate fedeli. Ebbene, noi che amiamo il nostro Signore Gesù, lo amiamo ogni giorno di più. Guarda dentro il tuo cuore, guardiamo dentro il nostro cuore. Continua ad esserci il famoso primo amore del quale si parla in Efeso.
Io ho questo contro di te. Tu hai dimenticato il tuo primo amore. Tu hai dimenticato l'amore del fidanzamento. Hai dimenticato l'amore appassionato, l'amore che non conosceva ostacoli della prima volta. Lo hai dimenticato, Efeso. Sei diventato ormai fredda, sei diventato ormai abitudinaria. Abbiamo un bel rapporto, ma è un rapporto di separati in casa. Ci conosciamo, ma non ci vogliamo più bene. Grosso modo è questo quello che Dio dice ad Efeso. Ma Smirne, sii fedele, continua ad amarmi come quella prima volta. Amami! Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Sii fedele, continua ad amare il tuo Dio, continua a seguire la parola di Dio, continua a seguire tutto il consiglio della parola di Dio. Cambiano i tempi, non cambia la parola di Dio. Cambiano i tempi, non cambiano i comandamenti di Dio. Cambiano gli uomini, cambiamo noi negli anni, ma la parola di Dio rimane ferma. Sii fedele. Laodicea diceva: io conosco, io so, io so molto bene, io vedo, io sono ricca spiritualmente, ho grande conoscenza. E avevano cambiato, avevano mutato. Io so che tu tolleri, in un'altra epistola è scritto, io so che tu tolleri nel tuo mezzo un'eresia. No, Smirne non tollerava, Smirne non era cambiata, Smirne continuava ad essere fedele alla parola di Dio. E tu ed io continuiamo ad essere fedeli alla parola di Dio? Questo dice l'angelo del Signore. Che orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Piccola chiesa, povera e tribolata, che viveva all'ombra della grande Efeso, è l'unica chiesa da non avere rimproveri. Probabilmente, stando a quello che vediamo comunemente, comunemente si pensa, una chiesa ammirata, una chiesa decorosa, una chiesa dignitosa, o un credente ammirato, dignitoso, eccetera, eccetera, non coinciderebbero mai con la piccola, tribolata, povera Smirne. Piccola, tribolata e povera, secondo il metro degli uomini, ma Dio attesta, tu sei ricca. Oh, Signore, ci aiuti, sorelle e fratelli, a guardare ogni cosa secondo l'ottica di Dio. E Dio ci aiuti, come questa chiesa, a vivere la santificazione, a godere della vera consolazione, a comprendere qual è la vera vocazione. Io conosco, non temere, sii fedele. Al Signore sia la lode e la gloria.
sia con noi e ci benedica. Ed ora la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio il Padre, la comunione e le consolazioni dello Spirito Santo siano con noi e con tutto il suo popolo da ora in eterno.